Un viaggio in lungo e in largo attraverso il colorato e variegato mondo del bambino, con 160 brand, il 65% dei quali dall'estero, arrivati in Fortezza d'Abasso a Firenze per Pitti Bimbo 99, per raccontare tutti i nuovi trend per la bella stagione e le diverse anime del kidswear. Pitti Immagine Bimbo 99 edizioni, siamo ormai vicino ai 50 anni, quindi una lunga storia di grande sostegno e supporto all'industria italiana. Oggi c'è un po' di vento contro, non tanto solo per il bambino ma un po' tutta l'industria, però ci sono dei buoni segnali, comunque si raggiungono 3 miliardi e 2 di fatturato nel 2023, le prospettive quest'anno sono ancora complesse come per gli altri settori della moda. Molto interessante è quello che sta succedendo sulla distribuzione, che è il vero grande termometro di quello che sta succedendo. In particolare, per la prima volta dopo anni si è avuto un piccolo aumento del dettaglio, quando invece era in grande riduzione rispetto al passato, e in generale anche l'e-commerce è molto sceso. Tra l'altro va meglio, per, come sempre, per i neonati, pur se stiamo calando in termini di natalità. Qualche segno positivo c'è. Perfettamente in linea e in sintonia per esprimere il meglio del mondo vivace e allegro dei bambini, il tema di quest'anno dei saloni estivi di Pitti Immagine, Pitti Lemon. Direi proprio che Pitti Lemon rappresenta, un po' per tutte le manifestazioni, ma in particolare per il bimbo, l'anima giusta, quella divertente, energica, un po' disimpegnata, questa estiva insomma, carica di energia. E alla sua 99esima edizione, devo dire che guardiamo già al 100, un 99 che ci fa capire un po' che siamo di tenuta nel senso che il Pitti Bimbo è la manifestazione, l'unico punto di riferimento a livello internazionale sul kidswear. Il 100 sarà l'occasione di una svolta. Mentre Pitti Bimbo si prepara a celebrare le sue 100 edizioni, quindi, festeggia invece il traguardo dei suoi 50 anni Falk, azienda nel cuore del distretto calzaturiero delle Marche, che ha saputo in questi lunghi anni evolversi e maturare spingendosi verso nuovi orizzonti. Nasciamo come azienda che fa bambino e negli anni siamo diventati un'azienda che fa molto adulto. 3 anni fa abbiamo iniziato a mettere la testa sul 50esimo. Non volevamo arrivarci come un'azienda compiacente che guardasse indietro. Quindi abbiamo iniziato con un'iper innovazione, dal mettere i pannelli solari sui tetti a rifare la fabbrica. All'interno di Torino sta crescendo molto la parte barefoot, che è un trend importantissimo nei mercati nord europei. Flower Mountain nasce con una collezione vegana leggerissima e molto moderna. Falcotto, che affianca le calzature, ormai una collezione molto bella d'abbigliamento, si concentra di più sulla parte cerimonia e quindi l'elegante, ma sempre un elegante ovviamente moderno, spiritoso e molto colorato. E se l'eleganza nelle occasioni importanti diventa imprescindibile anche per i più piccoli, tra i capi per la prossima stagione bella si intravedono molti spunti casual per nuove costruzioni e combinazioni materiche, anche ispirate alla moda dei grandi. Il tema centrale è sempre la cerimonia, che può essere molto formale, con abiti dai volumi importanti, tessuti preziosi, il tulle, il pizzo ricamato, e i colori celeste, rosa, panna. Per la parte diciamo più casual, più quotidiana, l'argomento principale è e rimane il denim, total denim, quindi denim sopra sotto, gilet, denim tasconati, wide, cargo, carrot, di tutte le modellature. L'estate si accende di colori carichi, forti, come il verde, il fucsia, l'arancio, e di fantasia all over che ricordano la giungla e i tropici. Il nostro principio è quello di comunque avere mamma e bambina e papà e bambino che siano vestiti nel medesimo modo. È una collezione da bambino che viene sviluppata dai 4 ai 16 anni, è tutto in assoluto mini-me, quindi quello che trovate nella collezione dell'adulto c'è anche nel bambino. Abbiamo fatto sempre le scarpe per bambini, iniziando dalle piccoline e poi arrivando anche sulla numerazione più grande e poi ad esportare anche dall'Europa e anche il resto del mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, paesi arabi. Il mocassino è il nostro cavallo di battaglia, l'abbiamo un po' modernizzato e legato un po' al bambino, al mondo fantastico dei bambini, con delle applicazioni dai cuori, oltre a dei morsetti più classici, però anche delle faccine, degli smile.
aziende top di gamma e label di nicchia, tutte accomunate da un impegno forte verso il concetto di responsabilità, sia questa intesa come valorizzazione delle maestranze artigianali, sia di ricerca di materiali che rispettino l'ambiente. Sia nella collezione principale che nella collezione mare facciamo una ricerca costante, che siamo un'azienda con 3 certificazioni di qualità internazionali. In particolare la collezione mare è realizzata all'80% nei capi mare con poliestere certificato GRS, che è una certificazione che abbiamo ottenuto con grande impegno e grande sforzo, nella quale crediamo molto. Significa che sono costumi realizzati con poliestere appunto riciclato, che ha questa caratteristica straordinaria di possedere la protezione 50. Significa che questi costumi proteggono la pelle dei bambini dai raggi nocivi del sole. Un percorso, quello di PT Bimbo 99, che non si esaurisce attraverso le sue sezioni 100% Bambino, The Kids Lab e The Nest, un progetto quest'ultimo che affianca i brand al debutto sul mercato. Oltre a PT Pets, New Entry, presentata lo scorso gennaio, anche momenti di networking e formazione. Una manifestazione è un luogo di incontro per i compratori, dove i compratori possono informarsi, possono avere dei servizi nuovi. Noi dobbiamo proporci come una piattaforma che racconta progetti, fa vedere collezioni sempre di più allargate, ma accanto a questo anche pensare a una serie di servizi di formazione. Shop Survivor, cioè quindi in qualche modo una capacità di rispondere bene a quelle che sono le nuove tematiche del negozio. Con l'Istituto Marangoni di Firenze abbiamo creato un appuntamento per raccontare un po' le strategie visive della vetrina. E il terzo è lo speed date, pochi minuti a disposizione per raccontare quella che è un po' il nocciolo duro, la bella proposta del singolo espositore, della singola etichetta emergente.